Passano i mesi, cambiano i ministri, ma la scala mostro della Certosa di Padula resta ben piantata contro la facciata del complesso dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. E quanto emerge da una nota inviata dall'avvocato Angelo Paladino, presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arcolatino, al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nella nota Paladino ha chiesto all'attuale ministro di mantenere la promessa fatta dal suo predecessore, Gennaro San Giuliano, che nel corso della sua visita presso la Certosa nel maggio scorso aveva comunicato che entro il mese di settembre la scala di metallo definita dall'ex ministro non proprio sarebbe stata rimossa, ma la scala è ancora al suo posto. La scala, ricordiamo, è stata installata dalla Direzione Regionale dei Musei all'esterno delle mura perimetrali del monumento certosino e già nell'estate del 2023 l'Osservatorio Europeo del Paesaggio aveva denunciato all'allora direttrice regionale dei musei Marta Ragozzino la sconcertante presenza del manufatto indecente che ancora oggi rovina la bellezza e il prestigio della Certosa. Nel novembre del 2023, dopo una serie di incontri e numerose sollecitazioni anche da parte della professoressa Livia Pomodoro, docente alla cattedra UNESCO Food presso l'Università degli Studi di Milano, il direttore Massimo Sanna, subentrato alla dottoressa Ragozzino, annunciò la necessità di rimuovere al più presto quella scala che non andava fatta. Sono convinto, si legge nella nota inviata a Giuli, che lei condivida la necessità di rimuovere la scala e tenga così fede alla promessa fatta dal suo predecessore, dallo stesso Sanna. Paladino poi, nell'invitare il ministro a visitare la Certosa per apprezzarne l'enorme valore artistico, monumentale, storico e paesaggistico, ha ricordato al ministro di un'ulteriore promessa fatta da San Giuliano, quella di restituire all'importante monumento certosino l'autonomia gestionale soppressa qualche anno fa.